Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un nuovo vlog Road to Farming Simulator 25. Oggi andiamo ad approfondire le trombe d'aria e gli effetti del meteo, del tempo, gli effetti negativi sulle nostre colture e non solo. Lo facciamo grazie ad un vlog di Giants uscito proprio nel momento in cui state guardando questo video. Io ho la versione anteprima, ringrazio Giants per questo materiale che mi è pervenuto perché sono partner argento. I partner oro hanno avuto più materiale in anteprima, più cose in anteprima, per far diventare oro anche a me, ragazzi, anche me, insomma. Vi prego, vi invito sempre ad acquistare e preordinare Farming Simulator 25 dai miei link affiliazione qua sotto. Come funziona? Se siete da PC, purtroppo funziona solo da PC, potete preordinare Farming dai miei link qua sotto senza alcun sovrapprezzo per aiutarmi a raggiungere la partner oro. Grazie a tutti quelli che lo faranno e che l'hanno già fatto. Ragazzi, mi mancano ancora un po' di copie, un bel po' di copie, quindi dai ragazzi, ognuno di voi è importantissimo. Ognuno di voi è importantissimo. Poi fatemi ricordare anche di lasciare un like, una campanella, iscrizione per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede al Gamescom per quanto riguarda Giants e per quanto riguarda i simulatori, eccetera eccetera. Inoltre i miei social e la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis al mio canale, aiutando e sostenendo il mio lavoro che è possibile aiutare anche su questa piattaforma con un super grazie ed un abbonamento. Detto questo, andiamo a tradurre soprattutto il vlog di Mamma Giants. Allora, cambiamenti meteorologici, tornado e grandine con possibilità di nebbia. A Riverbed Springs e in molte altre località in tutto il mondo si prevede che il cielo cambierà più spesso. Mentre guardiamo le nuvole che si scuriscono nel cielo, ascoltiamo il vento, i contadini che si avvicinano, si possono notare chiari segnali che il maltempo sta arrivando, insomma. Ecco, e già qua rispondono ad una nostra domanda. Già ieri ho sentito qualcuno che mi diceva: ma secondo me le trombe d'aria saranno solo e soltanto nella mappa americana. Da quello che dicono invece no, perché dicono in altre località di tutto il mondo. Quindi questo vuole dire che probabilmente o sta al mapper decidere se inserirle o no, oppure saranno probabilmente disattivabili, come io penso, molto probabilmente. Del resto le cose sono quasi sempre disattivabili in Farming. Io credo che questa sarà una cosa che ci porteremo su tutte le mappe. A me piace come cosa. Poi, poi qui dice... in una notte estiva di agosto gli agricoltori e i residenti locali sono incoraggiati a prendere precauzioni generali, ma prima scopri di più nel seguente bollettino meteorologico e non dimenticare di preordinare Farming. Esatto, i miei link qua sotto in descrizione. Poi andremo a vedere meglio anche le foto, ragazzi, e le immagini ce l'ho in alta risoluzione. In una notte di gloria dove i bambini di domani sognano, mamma mia che poesia, gli agricoltori potrebbero notare il cambiamento del vento. Ci aspettiamo che in alcune aree si avvicini un leggero tornado. Non dovrebbe essere nulla di troppo grave, ma è sempre saggio prendere precauzioni e proteggere eventuali balle scoperte per ogni evenienza. Quindi qua ci confermano che le balle vanno messe al sicuro, altrimenti il tornado ve le porta via. Ok? Quindi già un'altra conferma. Poi, qua dice, si prevede anche qualche grandinata. La buona notizia è che dopo queste brevi perturbazioni il cielo si schiarirà e vedremo tornare a splendere il sole. Questo evento meteorologico passerà, torneremo a condizioni calme e soleggiate prima che tu te ne accorga. Quindi, grandine e vento e piccole trombettine d'aria, insomma, ok? Una volta passata la tempesta si consiglia agli agricoltori locali di ispezionare i loro campi per individuare eventuali distruzioni e valutare l'impatto sui loro raccolti. Quindi distruggerà parte del raccolto lì dove passa. Mentre gli appassionati di trombe d'aria e di twister possono osservare lo spettacolo meteorologico da una distanza di sicurezza, gli agricoltori non possono permettersi di essere negligenti, poiché tutti gli eventi meteorologici possono potenzialmente distruggere una parte dei raccolti.
Ok, quindi ci confermano che una parte dei raccolti verrà distrutta. A Riverbed Springs abbiamo incontrato un nuovo agricoltore, David, 36 anni, eccetera, 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 ok. L'ex impiegato ha perso circa metà del suo raccolto in un terreno. Quindi ci dicono già quanto raccolto verrà tolto. Si rischia di perdere più della metà del raccolto, ok? Poi dipende sempre dalle dimensioni del campo. Quindi se tu hai un campo piccolo rischi di perdere metà del raccolto. Se hai un campo grande te la cavi decisamente meglio. Nel frattempo il taglialegna e guardiaboschi locale non è stato disponibile per commenti mentre si prendeva cura degli alberi colpiti dalla tempesta. Alcuni di noi svolgono compiti essenziali, devo insistere affinché mi concedia la solitudine mentre mi occupo dei miei compagni caduti, ha detto in tono scontroso. Ho osservato il vostro camera eccetera eccetera, cioè vabbè, un po' di... insomma, rovinerà anche gli alberi, insomma, caccerà via anche gli alberi, li taglia a metà, insomma, rimangono i moncherini degli alberi. Poi, Walter, eccetera, eccetera, facciamo un controllo sulla pioggia, vabbè, hanno messo queste finte interviste a personaggi che non esistono per descriverci un po' il tutto. Quindi, facciamo un recapone. Grandine, trombe d'aria e vento forte. La tromba d'aria e il vento forte fanno danni ai campi, al raccolto e alle piante. La grandine è più un effetto visivo. Da quello che leggo qui non ci saranno comunque altri tipi di problemi, perlomeno legati a questo fenomeno atmosferico. Quindi per il momento l'imprevisto è solo questo, non vedo altro. E qui abbiamo le immagini del vlog in alta qualità, quindi possiamo vedere le piante distrutte, queste poi che dovete fare, le dovete per forza segare e togliere, piante distrutte dal tornado. Qui vediamo un bellissimo campo di girasoli, qua vediamo un altro scorcio della mappa, qui vediamo il 9R sotto la pioggia, bellissimo, con i fari eccetera eccetera. Qui vediamo proprio il Twister, come chiamato da loro, questa piccola tromba d'aria, tornadino, insomma, tornadino, ed era andato Dino che torna. Qui vediamo quando lui passa lascia i danni sul campo. Ecco qua, secondo me ragazzi, non sarà qualcosa di veramente fisico, perché già qualcuno mi ha detto: ma se ci vado a piedi col trattore che succede? Non lo so, perché bisogna vedere i gameplay, ma secondo me non succede niente ragazzi, perché io non lo vedo questo come un qualcosa che risucchia davvero. È questa animazione 3D che passa, è fatta così, e dove passa, perché secondo me questi pezzi di roba fanno parte del 3D, dell'animazione, non sono pezzi che lui solleva dal suolo. Secondo me sarà semplicemente questa animazione che passa, e dove passa fa i danni. Se passa negli alberi, gli alberi li sega, li taglia a metà. Se passa sui campi, rovina i campi. Però non è che... cioè, poi che senso c'ha andarci contro col trattore o a piedi? Dice, per il realismo. Sì, perché uno nel realismo... perché uno quando c'è il tornado, nella realtà, quando c'è una tromba d'aria, ci va addosso col trattore o a piedi. Ma dai, per favore, su questi so commenti un po'... permettetemi, con tutto il rispetto per le opinioni, ma insomma, so commenti un po' superficiali, un po' così, un po'... da cazzeggio, ecco. Poi qui vediamo la zattera che trasporta i mezzi da una parte all'altra del ponte, quindi qua noi saliamo coi mezzi, la zattera ci porta dalla parte di là. Poi il nuovo bellissimo Massey con il calpestamento sotto, vedete la deformazione del terreno sulla strada. Questa è l'immagine che avevamo già visto nei giorni precedenti più e più volte. Qui c'è un'altra immagine del Twister, chiamiamolo Twister, del Twister. A me mi viene in mente il gelato degli anni 80, quello bianco e nero, però vabbè, il Twister, vedete, con un case. Qui abbiamo il case 340, vedete, bello, bello, 340, c'è scritto, eccolo qui, con tanto di Twister che... porta via gli alberi. Se volete sapere la mia, secondo me il traffico nemmeno se ne accorgerà che c'è sta roba qua. Qui vediamo ancora la nebbia in lontananza. Qui vediamo la grandine. Ecco, ecco. Qui
questa foto qua vale più di mille parole. Perché? Ci lascia un dubbio. Noi non sappiamo se in questo campo in realtà è passato il tornado e quindi ha portato via un po' di grano, un po' di orzo, quello che cacchio è, oppure sono danni da grandine, se la grandine può cancellare un po' di raccolto. Questo sarebbe bellissimo. Il vlog non ne parla, non parla della grandine che distrugge i campi, ma potrebbe essere, cioè da questa foto abbiamo una speranza. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Fatto sta che questa, se non è grandine che rovina il campo, è una foto un po' ingannevole, perché qui abbiamo veramente, ripeto, grandine che cade sul campo e un pezzo di coltura che non c'è più, pezzo di campo che è stato distrutto. Quindi mi auguro che la grandine possa rovinare i nostri raccolti. Qui abbiamo ancora un'immagine della grandine, che è questo, un piccolo case. E basta, queste sono tutte le immagini che Giants ci ha dato. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di tutta questa storia dei tornado, se vi piace, se non vi piace. Ho già letto qualcuno che ad esempio ha detto che li disattiverà, perché probabilmente saranno disattivabili, io su questo non ho alcun dubbio. Ho letto qualcuno che dice ma io li disattivo. Di già, ragazzi, almeno provatela la novità, così sulla carta già, vabbè. Comunque secondo me è una grandissima novità, è una cosa veramente figa che io non disattiverò mai. Dice le ultime parole famose. No, io sono stato il primo che ha chiesto gli imprevisti e quindi, anzi, io ne avrei aggiunti ancora di più. Quindi sono veramente euforico. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate e se secondo voi questa foto qua è il danno in questa foto è stato fatto secondo voi dal tornado oppure dalla grandine? Ecco, scrivetelo qua sotto. Noi ragazzi stiamo sempre qui in attesa di novità, attivate la campanella perché oggi usciranno altri video, appena ci saranno novità ci saranno video. Ragazzi vi saluto, grazie di essere arrivati fin qui, ci vediamo alla prossima, ciao!